succede tra Ida e Mario? Dopo l'abbandono del trono, la Platano ha ricevuto una dedica emozionante da parte dell'ormai ex cavaliere. Ormai non si fa altro che parlare di Ida Platano e della sua avventura come tronista. La dama originaria della Sicilia ha lasciato tutti di stucco durante il suo percorso, che purtroppo si è concluso con un pugno di mosche per la storica star di Uomini e Donne. La Platano milita ormai da anni nel programma di Canale 5, dove ha sempre vestito i panni di dama nel Trono Over. Negli ultimi mesi la De Filippi ha deciso di affidare alla bella Ida il ruolo di tronista, dandole così la possibilità di trovare l'amore della sua vita. Dopo le uscite iniziali, la parrucchiera di Canale 5 ha scelto di conoscere più a fondo Mario e Pierpaolo, con i quali è uscita negli ultimi mesi. Volta dopo volta la Platano appariva sempre più presa, anche se non si potrebbe dire lo stesso dei suoi corteggiatori. Sia Mario che Pierpaolo, infatti, si sono mostrati sempre più freddi nei confronti della tronista, che alla fine è apparsa confusa sui reali sentimenti dei due uomini. Ma è stata una segnalazione su Mario che ha fatto precipitare inesorabilmente il trono di Ida. La dama di Uomini e Donne ha perso del tutto la fiducia nei suoi corteggiatori, arrivando così a voler mettere fine al suo trono. Dopo la mancata scelta, però, il chiacchieratissimo corteggiatore ha voluto fare una dedica alla tronista. Ma che cosa è successo? Uomini e Donne, che succede tra Ida e Mario dopo l'addio al trono? Come già accennato, la goccia che ha fatto traboccare Ida Platano è stata l'ennesima segnalazione sul suo corteggiatore. Mario, infatti, sarebbe stato avvistato da una signora in compagnia di una giovane donna, con la quale avrebbe passato la notte a Napoli. Il corteggiatore ha sempre smentito, fornendo anche le prove di non aver mai trascorso la notte con nessuna. La versione di Mario, però, non ha convinto gli opinionisti della trasmissione, che hanno deciso di andare a fondo con la questione. Secondo quanto riportato da CaffeinaMagazine.it, la dama siciliana ha deciso di lasciare definitivamente il trono di Canale 5. Dopo diverse settimane in cui Mario si è difeso dalle accuse di aver passato la notte con un'altra donna, il corteggiatore ha confessato, scatenando l'ira di tutti in studio. A questo punto l'attuale edizione di Uomini e Donne si concluderà con la scelta di Daniele Paudice, indeciso tra Gaia e Marika, ma non con quella di Ida Platano. Nel frattempo sul web impazzano le fanpage su Ida e Mario. Sono moltissimi, infatti, i fan che avrebbero voluto la parrucchiera e lo speaker insieme. Tra i commenti sono moltissimi coloro che affermano i reali sentimenti tra i due. Se non è amore questo, si legge sotto un filmato che ripercorre i momenti più belli dei due. Nulla è da escludere, ma per ora la Platano è apparsa abbastanza infuriata con il suo corteggiatore.